Sulla legalizzazione c'è chi è favorevole e chi è contrario. Ma c'è un parere che non viene mai considerato, quello dei cani antidroga. Lei è Nike, ha 2 anni e mezzo ed è un labrador e fa ricerca a sostanze stupefacenti. Quindi di cosa vi occupate qui? Ci occupiamo di formazione di cani per quanto riguarda la ricerca olfattiva su sostanze che possono essere in questo caso antidroga. Lei è favorevole personalmente alla legalizzazione delle droghe leggere? No, perché sarebbe un po' contraddittorio per il mio lavoro, quindi sicuramente andiamo a ostacolare anche quel tipo di traffico proprio per evitare, specie per i giovani, ad avere un avvicinamento alle prime droghe leggere per poi spesso passare a quelle pesanti che sono le più dannose. Cazzo, ancora questo passaggio alle droghe pesanti. Ma non pensa che almeno legalizzando le droghe leggere il lavoro che fate e i cani che utilizzate potrebbero essere utilizzati per tutt'altre droghe e quindi concentrarsi su una ricerca diversa? Per un cane non ha differenza a riconoscerne 5 o 10, quindi per lui è sempre un gioco. Ma tu preferisci cercare la marijuana, la cocaina o l'eroina? Perché a te non piace cercare quelli che fumano le canne, è vero? Perché quelli che fumano le canne non fanno niente di brutto, è vero? Non pensa che, per esempio, la legalizzazione potrebbe apportare molti vantaggi dal punto di vista economico, di togliere almeno una parte di mercato alle mafie? Comunque, voi continuereste a lavorare su fronti altrettanto importanti di altre droghe, di esplosivi? Certo, questo andrebbe sì a beneficio comunque di una sostanza controllata e anche a togliere sicuramente dei profitti alle criminalità organizzate. Indicativamente quanto tempo serve per addestrare un cane? Una formazione quasi completa si aggira intorno ai 3 mesi. Senta, ma lei più che per la polizia sembra pronto per la pet therapy, cioè mi sembra un po' troppo mansueto. Sì, diciamo che i cani per l'antidroga è preferibile che siano caratterialmente docili e comunque ben socializzati, perché non devono aver timore né dell'uomo, perché si devono avvicinare anche nelle zone affluenti dove possono essere impiegati in stazioni, in metropolitane. E un cane può essere addestrato a riconoscere qualsiasi odore? In questo caso sì, vengono addestrati a tutte le droghe comuni del mercato clandestino. Perché viene impiegato il cane? Perché ha dei recettori olfattivi molto sviluppati e le cellule olfattive si aggirano dai 250 milioni, a differenza di quelli umani che ne sono appena 50.000. I cani hanno un olfatto potentissimo, non so se lo sapevate, potentissimo, proprio a livelli esagerati. Ma la cosa che ho capito è che i gatti sono animali molto più intelligenti dei cani, perché i gatti non lavorerebbero mai in polizia. Non tanto... Un applauso ai gatti. Non tanto perché siano amici degli uomini, quanto più perché è impossibile addestrare un gatto a trovare qualcuno con dell'erba. Cioè, qualsiasi sforzo tu faccia, il gatto tornerà da te. Volevi dell'erba? Ti ho portato questa testa mozzata di un piccione. Ora, perdonami, ho visto un laser, lo inseguirò per i prossimi 6 anni. Adesso Francesca fa un'ispezione sulla giostra che il cane indicherà l'esatto punto della sostanza. Quindi a ogni indicazione riceve un premio? Ad ogni indicazione dell'effettivo ritrovamento. Adesso farà un'altra area, Francesca insieme al cane, e dovrà individuare l'effettivo ritrovamento della sostanza. Ha trovato il punto esatto. Verifichiamo se effettivamente il cane ha trovato quella effettiva giusta. Apri ancora di più, Francesca, così lei proverà a portar via il cane, forzandolo pure. Lo forza, ma il cane non va via perché segnala la zona. Abbiamo trovato, andiamo via. Ah, però, vedo che ognuno ha le sue dipendenze.